Nel corso del convegno provinciale Bullismo, Cyberbullismo, svoltosi presso l'auditorium del CPI a Villa Seta, che ha visto il coinvolgimento di tante scuole e di tanti studenti della provincia, ha partecipato anche l'Istituto Quasimodo presso Don Bosco, diretto dalla dirigente scolastica Nellina Limblici, che ha anche illustrato le nuove iniziative scolastiche in corso, come i nuovi PON, e svolto anche un consuntivo di quelle già svolte, come l'attività sulla Costituzione italiana. C'è stato un piccolo incontro con degli operatori sociali che si occupano del fenomeno del bullismo. I ragazzi hanno partecipato a queste attività, non solo, si sono stati molto coinvolti anche a partecipare a questa giornata di oggi. Infatti c'è una piccola rappresentanza della scuola, hanno prodotto un video che hanno già mandato in onda e adesso vediamo insomma la conclusione di questa splendida mattinata. Voi avete fatto delle iniziative, siete partiti con delle attività culturali relativamente al PON. Sì, la scuola ha avuto finanziato un progetto PON, un FSE che tratta per la formazione dei ragazzi. Sono stati avviati già 8 moduli, molto importanti perché trattano tematiche di competenze di base, quindi italiano, matematica, inglese e poi per quanto riguarda la parte artistica. Stiamo facendo un PON di arte, uno di ballo e un altro di educazione fisica. Devo dire che il successo avuto in questi giorni dà merito, insomma, anche a quello che è l'organizzazione della scuola, perché i ragazzi non solo si sono impegnati e si stanno svolgendo proprio le attività in questo periodo, ma devo dare anche lustro e merito ai docenti, a tutto lo staff che mi collabora, perché davvero si è mossa una grande macchina e i risultati si stanno avendo. Come quello che avete fatto sulla Costituzione. Quello Diversi era un appuntamenti, una altro. iniziativa sicuramente che l'abbiamo seguita, abbiamo visto che ha avuto proprio un interesse Sì, attivo da parte del assolutamente. ragazzo. È un'attività, un progetto voluto dal Collegio dei Docenti in merito a tutta una trattazione della Costituzione proprio per celebrare il 70° dalla nascita della Costituzione. Si sono svolti 5 incontri, i ragazzi hanno avuto modo di incontrare personaggi illustri riguardo alle 5 tematiche che abbiamo trattato. Anche questo progetto si è concluso, devo dire, con veramente grande successo. I ragazzi sono stati coinvolti anche dai docenti stessi che li hanno preparati a questi incontri con gli esperti. E niente, ora vediamo di procedere ad organizzare altri eventi ed altri progetti.